Siamo ritornati al passato per inventare la comunicazione del futuro. Radio Stapp, l'esperienza di ieri nei multimediali di oggi. Radio Stapp, l'unica. Per la pubblicità su Radio Stapp, chiama il numero 340 7559 392. Ehi, non ci lasciare. Let's start the party. Domenica 17 luglio 2016 parte la sigla e con 20 minuti di ritardo a causa di qualche problema tecnico abbiamo recuperato. Siete collegati in diretta web con stappradio.it e o spreaker.com per il consueto ascolto del vintage, il caffè musicale in puro stile vintage 70 and 80 con Faxi DJ. Questa è Last Order Full Blast, tutto vintage 70 and 80. Music and News with Faxi DJ by Stapp Radio Point. Il programma vi viene concesso grazie a Gold Art, lo sponsor ufficiale di Alessandro Procopio. Laboratorio di arte orafa, oreficeria e gioielleria in via Cherso 188 a Roma. La voce che vi parla è quella di Faxi DJ, che saluta tutti coloro i quali ci ascoltano un po' da tutte le parti d'Italia, qualche comunità italiana anche collegata con noi dall'estero della comunità europea, magari anche qualcuno che ormai non fa più parte della comunità europea, come è stato perché sono molte le comunità italiane residenti in Gran Bretagna che ogni tanto praticamente ci ascoltano. E anche il saluto va alle comunità italiane che ci ascoltano oltreoceano, dall'America Latina. Per quanto ciò riguardi, praticamente abbiamo anche lì qualcuno che ci ascolta. Stappradio.it e ospreaker.com sono le due piattaforme dal quale ricevete i nostri segnali e avete la possibilità di collegarvi. E sul sito di stappradio.it avete anche a disposizione un servizio di chat, insieme poi a due numeri di telefono che vi permettono anche di indirizzare i vostri SMS per ottimizzare la vostra, il vostro gradimento, per ottimizzare anche la nostra crescita, favorire anche un controllo degli indici d'ascolto e degli indici di vostro e nostro gradimento attraverso i canali web. Però per tutta la settimana ci potete seguire praticamente i soliti canali che vengono messi a disposizione, a parte anche i social come Facebook piuttosto che Twitter, i canali anche
RDA Radio di Roberto De Angelis, piuttosto che anche RDA Radio Canale 8 di Isabella Sunrise Lorenzetti, che salutiamo e che darà la possibilità di ascoltare questa trasmissione per il corso della settimana. Bene, chiaramente la sigla è quella che favorisce un ricordo dalla storia del mitico studio 54, il tempio dove è nata la disco music, la tendenza della disco music che poi in Italia arriva grazie anche all'apporto e al supporto della colonna sonora del film con il mitico John Travolta nelle vesti di Tony Manero. Saturday Night Fever, la tendenza della disco music si affaccia in Italia, in Europa, attraverso anche i Tramps, il loro disco Inferno, piuttosto che anche il grandissimo lavoro fatto dai Bee Gees, fratelli Gibb, tutti e quattro i fratelli Gibb. Ufficialmente nella band erano solo in tre, ma ufficiosamente c'era la mano anche del fratello minore Andy, prematuramente scomparso prima di tutti gli altri quattro tre componenti. La storia dello studio 54, un trampolino di lancio per molti mitici gruppi, soprattutto quello della Casey and the Sunshine Band e anche quello della Kool & Gang, ma anche di altri grandissimi artisti di tendenza disco music e anche funky, che praticamente hanno permesso l'irradiazione di questa tendenza che portava a scatenare le gambe quando noi eravamo dei pischelli, noi quando eravamo molto più giovani, quando intendevamo fare le nostre prime conquiste, scatenare le nostre gambe e chiaramente scaricare tutta la tensione, più da studenti e frequentatori delle balere estive piuttosto che delle discoteche invernali. E quindi praticamente è lì che mettevamo anche le nostre risorse per le conquiste con a ritmo di musica delle ragazze che ci piacevano, piuttosto che chiaramente anche andare a conoscere nuove persone, creare nuovi gruppi di amicizia. Questo era quello che facevamo 30 e passa, se non pure 40 anni fa. Bene, oggi siamo nel 2016, continuiamo a sfornare anche attraverso il vinile per chi ancora lo produce e per tutte le case discografiche che riproducono anche in versione CD le compilation e molti degli album, piuttosto che dei maxi single che chiaramente contribuivano in quell'epoca attraverso funky disco, italo disco, dance e tutte le evoluzioni, praticamente anche il rap piuttosto che il reggae, ad evolvere la musica e a diffonderla per far sì che avesse il suo indice d'ascolto migliore. Noi non facciamo altro che con questa Last Order Full Blast, tutto vintage, 70 and 80, music and news with Faxi DJ, portarvi praticamente anche un po' di storia di quella musica, di quei gruppi, di quei signori che si esibivano per farci divertire nel più famoso tempio della disco music, appunto il mitico studio 54, che oltre ad essere una discoteca era anche un trampolino di lancio, un tempio di esibizione dal vivo per molti di loro, molti di questi artisti che sono passati di lì. C'è anche qualcuno che aveva anche una lontana origine italiana, erano famosi produttori, tra questi c'era Giorgio Moroder, il grande funkista Narada. Michael Warden ha dato anche il suo contributo insieme a Curse,
che poi era il capostipite della band più nota come Casey and the Sunshine Band. E poi chiaramente i Bee Gees, Annie Stewart, piuttosto che la mitica Donna Summer, oppure Gloria Gaynor. Ecco, questi erano gli artisti che hanno reso famoso questo vintage 70 and 80 nel ventennio più prolifico della disco music e di tutte le sue derivazioni, funky e rap e quanto altro più se ne può, più se ne metta, si direbbe. Bene, un po' della sigla per capirci assorbe la storia dello studio 54 attraverso anche note compilation dell'epoca, quando poi l'importazione favorisce anche la costruzione in Italia, nella capitale industriale per eccellenza Milano, dello studio 54, quello che poi diventerà studio 54 e che oggi nella sua più vasta conoscenza porta un altro nome, che è quello del Rolling Stones. Quindi ha acquisito nel tempo anche un po' di stravaganze musicali nella propria ragione sociale e attraverso praticamente la storia di un mitico gruppo rock degli anni 70 ancora oggi in auge, quello appunto dei Rolling Stones. Dopo tutte queste parole, ancora qualche nota di questa sigla, poi passeremo al primo brano in programma selezionato per voi quest'oggi. E come già anticipato, primo brano in programma sia Come On Get Up! Ebbene sì! Se n'è andato il 22 novembre 2015. Per tutti solamente Sal. Il suo nome all'origine, all'anagrafe, è Salvatore, di cognome Barbieri, 61 anni, non miscela più hit, non lancia più nuove proposte. Il fondatore appunto di Radio Magic, Sal Barbieri, e pioniere della radiofonia in Irpinia, ci ha lasciato proprio il 22 novembre del 2015. È uscito di scena spiazzando tutti, ha lasciato senza fiato e con molte lacrime bellissimi ricordi con gli amici veri, i collaboratori di una vita dedicata alla musica, la più naturale e radicale passione. La sua passione sta nel funky e nel suo presentarci questo funky non esce altro che anche un'incitazione. Come on, get up, let's get funky.
questo è il titolo, Saul Barbieri and the Royal Orchestra. Come on, get up. All lights get funky. Di Saul Barbieri possiamo dire praticamente che tutti lo conoscevano col nome di Saul. Continuerà a fare quello che sapeva fare altrove e il suo dinamismo caratteriale e imprenditoriale è stato contagioso ed esemplare. Ha saputo trascinare nelle sue avventure artistiche tutta la famiglia, anche il nipote Gianluigi, pensate un po', a cui ha inculcato e trasmesso quella passione viscerale per la musica e lo studio, tanto da diventare a soli 8 anni campione nazionale di organetto. Ha avuto un fiuto artistico che pochi eletti hanno. Ha lanciato programmi e rubriche radiofoniche in tempi non sospetti, quando la radio stava attraversando stagioni infelici. L'ha portata nelle scuole, ideando in collaborazione con l'ex banca della Campania la famosa rubrica La Radio a Scuola. Pioniere della radiofonia in una terra avida di opportunità per i giovani che volevano comunque avvicinarsi al mondo dell'etere. Una regione che porta ancora oggi il segno di criminalità, di malavita organizzata. Parliamo della Camorra, che ha messo praticamente le sue radici anche nel mondo della musica e ha caratterizzato un po' il fenomeno di quella parte di terra campana della provincia di Caserta, meglio conosciuta, ahimè purtroppo, col nome di Terra dei Fuochi. La prematura di partita ha impoverito senza dubbio panorama editoriale ed imprenditoriale irpino, e sarà impossibile dimenticare il fondatore e l'anima di Radio Magic e poi Radio Magic 2, il suo impero radiofonico dalla piccola e tranquilla Ternopoli si è diffuso in mezzo mondo, anche negli States, il paese dove Saul ha trascorso molti anni prima di tornare in Irpinia e trasmettere i successi in voga oltreoceano. Da oggi il panorama radiofonico irpino è orfano di una grande e insostituibile presenza che non sarà mai assenza. Ciao Saul, ovunque tu sia, continua a miscelare sempre per sempre i tuoi successi preferiti che hanno contribuito a fare della tua emittente la migliore radio del sud. Questo è quello che la città di Ariano dedica alla famiglia Barbieri, proprio il giorno in cui vengono annunciate la dipartita di Saul Barbieri e la scomparsa di un grande artista. Noi ne stiamo attivando il ricordo in questa eccezionale Come on, get up, let's get funky, Saul Barbieri and the Royal Company.
aprire con i ricordi di grandi artisti e il nostro obiettivo lo porteremo sempre nel cuore con la storia della disco music e di tutte le sue derivazioni. Il funky degli anni 80 con Sal Barbieri and Royal Company in questa esibizione fantastica dal titolo Come on Get Up, oh, Let's Get Funky, ed è prossimo anche il nuovo disco in programma, un'altra chicca a tema funky and disco con, pensate un po', la Cullen Gang, questa è Ladies Night. Gruppo musicale statunitense formatosi nel 64 a Jersey City, nel New Jersey. Attraversarono diverse fasi nella loro carriera. Iniziarono come praticanti del rhythm and blues e del funk a metà degli anni 60. L'esplosione commerciale avvenne nel 74 quando uscì il disco Wild and Peaceful, che abbraccia in pieno il genere disco. La grafia iniziale del gruppo era Cool and the Gang, come l'album di debutto omonimo targato 1969. Da quell'album del 1973 adottarono la grafia Cool and the Gang, mantenuta da allora in poi. Membri principali del gruppo tra gli anni inclusero i fratelli Robert Bell, conosciuto come Cool, al basso, nato l'8 ottobre 50 a Youngstown in Ohio; Ronald Bell al sassofono, tenore, nato il 1 novembre 51 a Youngstown, sempre nell'Ohio; George Brown alla batteria, nato il 5 gennaio 49; Robert Mickens alla trombetta; Dennis Thomas all'altro sassofono; Clyde Charles Smith alla chitarra, nato il 6 settembre 48 e poi deceduto il 20 giugno del 2006; il trombonista Clifford Adams, nato l'8 ottobre 52 a Trenton nel New Jersey e deceduto poi il 12 gennaio 2015 a Trenton, sempre nel New Jersey e negli States; Rick Westfield alla tastiera. Il padre dei fratelli Bell era uno dei manager di Thelonious Monk e i fratelli erano amici di Leon Thomas. Da notare che l'ultimo chitarrista dei Cool and Gang, Clyde Charles Smith, scrisse molti dei successi del gruppo, tra cui Joanna, Hollywood Swinging e Celebration. Nel 64 Robert formò una banda strumentale chiamata The Jetsiacs con 5 amici del liceo. Cambiarono il loro nome in Colored Gang e segnarono le pop charts mondiali con l'uscita del loro debutto musicale sotto l'egida Cool and the Gang. Nonostante nessuno dei tre single dell'album riuscì a scalare la vetta delle pop charts, i loro successi Rhythm and Blues furono veloci e di massa. Seguirono diversi album dal vivo e in studio, ma Wild and Peaceful del 73 suscitò parecchio interesse nel mondo della musica, con i singoli Jungle Boogie, che in futuro verrà utilizzata in Pulp Fiction di Quentin Tarantino, Hollywood Swinging, che poi farà parte della colonna sonora del videogioco GTA San Andreas. Molte critiche giudicano l'album The Spirit of the Boogie del 75 come il più grande successo della band. Comunque, dopo quell'album la band passò dal genere funk alla disco funk. Nella seconda metà degli anni 70 furono grosse le novità che segnarono praticamente la nuova veste della Cool and Gang, con l'ingresso del cantante James J.T. Taylor, e nel 79 con l'album Ladies Night, da cui è tratto il brano che stiamo ascoltando, e i singoli che ne conseguirono ci fu la vera consacrazione. Le loro number one in quegli anni, Fresh e Celebration, dall'album Celebrate, prodotto da Eumir Deodato, pensate. Alcuni brani riuscirono ad ottenere successo come, per esempio, Big Fun, No Show, Get Down It e Joanna.
Il loro album dell'84, Emergency, si posizionò 4 volte entro le 20 hit del momento. Il gruppo si fermò del tutto dopo l'album Forever, quando sia Taylor che Ronald Bell abbandonarono il gruppo. Entrambi però ritornarono in seguito, ma la vena creativa non fu più quella di un tempo. L'ultimo album pubblicato col nome di Cooler Gang è Still Cool del 2007. Dedicheremo spazio alla discografia della Cooler Gang mentre stiamo ancora ascoltando le note di questa meravigliosa Ladies Night. Il debutto di oggi porta allo stile funk e funky sia dopo Cool & Gang in Ladies Night, un altro grande funkista. Pensate un po', il più grande di tutti i tempi, si chiama Narada, Michael Warden. Tonight, I'm alright. Tonight I'm alright, Narada, ed è Michael Walden, detto Narada Michael Walden, nato a Kalamazoo il 23 aprile 52, batterista, compositore, produttore discografico, cantante statunitense. Il nome Narada gli fu attribuito dal guru Sri Shimoi alla fine degli anni 70. In carriera, nell'arco di 3 decenni, ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui vari dischi d'oro e di platino, e praticamente ha attraversato diverse tendenze musicali, tra cui rock, jazz, pop, rhythm, blues e fusion. Ma il suo stile inconfondibile è quello del funky. Fra i premi attribuiti gli ricordiamo compositore dell'anno nell'87, album dell'anno nel 93 per la colonna sonora del film The Bodyguard. Pensate un po', quello in cui si consacrò anche nella veste di attrice l'artista conosciuta soprattutto con la sua voce inconfondibile di cantante, con cui ha avuto tutto il suo più grande successo di carriera, Whitney Houston. Canzone dell'anno nel 1985 per Freeway of Love, interpretata da Aretha Franklin. Figura anche nella top 10 dei produttori per il numero di hits piazzate in prima posizione. Pensate un po', Narada Michael Walden. La sua carriera comprende collaborazioni con John McLaughlin, la My Biz New Orchestra, nella quale è subentrato a Billy Cobham, e Jeff Beck. Altre importanti partecipazioni sono legate a Al Jarreau, Jefferson, Starship, nella presentazione di Nothing's Gonna Stop Us Now, Lisa Fisher e Mariah Carey. Nell'85 ha prodotto e arrangiato l'album Whitney Houston per la Perfection Light Production Incorporated. Nella sua discografia ricordiamo i singoli del 76 Garden of Love Light, del 77 I Cry e I Smile.
Awakening del 79, The Dance of Life del 79, Victory dell'80, Confidence dell'82, Looking at You, Looking at Me dell'83, The Nature of Things del 1985, Divine Emotions del 1988. Ma Narada è famoso anche per la colonna sonora del film 9 settimane e mezzo, per la colonna sonora della serie TV Beverly Hills Cop 2, Crooklyn, Free Willy, Un amico da salvare, Salto nel buio. Queste le più famose serie col titolo in italiano. Jason's Lyric, License to Kill, licenza di uccidere, che vede come protagonista l'agente segreto, l'agente 007 James Bond. Poi Mannequin, Now and Again, Perfect, The Associate e The Bodyguard, Guardia del Corpo, con Kevin Costner e Whitney Houston. Altre collaborazioni le abbiamo con Regina Bell Passion, Baby Come to Me, Angela Bofill, Tommy Bolin, Steve Barnes, Kevin Campbell, Carl Carlton, Ray Charles, Clarence Clemons, Natalie Cole, Robert Fripp, Michelle Gale, Al Green, Jay, Pat Johnson, Stacy Lettisel, Let Me Be Your Angel, piuttosto che Jump to the Beat, George Michael, Debella Morgan, Eddie Murphy con Put Your Mouth on Me, My Town, Nova, Fates 2, Diana Ross, pensate un po', Corrado Rustici, German Stewart, We don't have to take our clothes off, Andy Vargas, Wild Orchid, Shanice Wilson, Steve Winwood, e pensate un po' anche per l'album Rispetto, Zucchero, Adelmo Zucchero Fornaciari. Lui è Narada e non poteva essere altrimenti. Narada, Michael Walden, questa è Divine Emotion. Anzi, l'anteprima di Divine Emotions, dal titolo Tonight I'm Alright. Tonight I'm alright, Narada, Michael Walden. E poiché l'abbiamo annunciata, non poteva essere altrimenti. Questa è Divine Emotions. I 20 minuti di ritardo chiaramente si ripercuotono anche quando all'incirca alle 17.55 daremo la linea a Minuto 91 speciale Crotone Ultimissime Calcio Mercato e Ampliamento Stadio Comunale Ezio Scida. Il saluto va ad Alessandro Procopio e la sua Gold Art, laboratorio di arte orafa, oreficeria e gioielleria in via Cherso 188 a Roma, che vi aspetta per le vostre soluzioni di regali cerimoniali.
per la rivitalizzazione del vostro oro e quanto altro serva a valorizzare appunto la partecipazione a grandi manifestazioni oppure regali di specifico interesse in occasioni particolari. Divine Emotions per Nevada Michael Walden. Questa è la Stone Full Blast, tutto vintage 70 and 80. Music and News with Faxi DJ. Siete collegati con stapradio.it e spreaker.com. Vi ricordo che abbiamo bisogno di voi per crescere, per misurare insieme a voi il vostro e il nostro indice d'ascolto. E quindi chiaramente vi aspettiamo sempre più numerosi per battere i record d'ascolto. Per fare ciò avete a disposizione il servizio in chat sul sito di stapradio.it e due numeri di telefono 347-1944039 333-2209-967 per i vostri suggerimenti tramite SMS oppure richieste particolari che servono ad ottimizzare e dare suggerimenti di ogni tipo e genere per far crescere la trasmissione e anche, perché no, le vostre dediche. Da Michael Walden non si dimenticano anche le sue performance nell'amministrare la produzione per il gruppo delle Sister Sledge. Ricorderete senz'altro All American Girls, lo stile delle Sister Sledge nella loro rivitalizzazione al fianco di un grande produttore dal nome Nevada Michael Walden. Il grande Nevada Michael Walden, questa era Divine Emotions. Continua lo stile inconfondibile per la scelta del funky, rassegna funky quest'oggi per tre quarti della trasmissione. Questa è I Want You. L'elegante assemblaggio di ritmi all'interno di questa I Want You per riproporre ancora una volta Nevada Michael Walden. You, I want you. Con
quest'oggi chiaramente si chiudono i battenti per la pausa estiva di Restored e Full Blast, tutto vintage 70 and 80. Music and News with Faxi DJ tornerà presto, fine agosto, inizi di settembre, a riproporvi il caffè musicale in puro stile vintage 70 and 80. Sempre su stapradio.it. Grande Narada, I want you. My love is growing. I can't endure it one night more. Grande fanchista e il più grande di tutti i tempi, Narada Michael Walden, con il suo stile inconfondibile, I Want You. Open Sesame! Suonano alcune campane che... un po' di horror e un po' di qualcosa che fascina.
infatti lo stile inconfondibile di Mr. James J.T. Taylor and the Cool and Gang, che ritorna con la sua Open Sesame. Questa canzone, abbiamo detto praticamente che insieme a Summer Madness si può sentire come colonna sonore estive, e chiaramente ritorna anche alla ribalta attraverso l'anticipo di questa Open Season anche quel brano che è da considerare come il più grande successo di tutti i tempi, targato Cool and Gang, Summer Madness. Hollywood Swinging, per tornare a quanto si diceva prima su Cool and Gang, fu usata anche da John Holmes nel suo numero di danza sullo Steve Harvey Show. I frammenti di Hollywood Swinging si possono ascoltare nella canzone Let Me Clear My Throat di DJ Cool. Dall'album Light Words del 74 è stata più volte utilizzata la canzone Summer Madness di DJ Jazzy, Jeff e Fresh Prince l'hanno usata per la loro hit Summertime. La canzone ritorna anche nella colonna sonora di Rocky nel 1976. Più recentemente Summer Madness è servita come musica di sottofondo per uno spot della Nike ed è stata una delle canzoni di sottofondo ai giochi Tony Hawk's Project 8 e GTA Vice City. Jungle Boogie è invece stata utilizzata nella colonna sonora di Pulp Fiction, mentre il gruppo stesso è citato in Kill Bill. Entrambi i film sono di Quentin Tarantino. Il brano Celebration compare nel gioco Rayman Raving Rabbids 2 come canzone suonabile. In un episodio di Friends, Ross prepara una sorpresa con la cornamusa per il matrimonio di Monica e Chandler, e quest'ultimo afferma correttamente: sembra Celebration dei Cool and Gang. Il gruppo è citato dal coprotagonista Driss in Quasi Amici, Unto Chubbs, nelle prime battute del film quando si presenta al colloquio di lavoro. Nel 2001, durante una puntata del programma La Notte Vola di Lorella Cuccarini, il brano Get On It è stato reinterpretato anche da Cristina D'Avena e Orietta Berti. Il brano Summer Madness all'interno di Rocky proviene dalla radio in una delle scene iniziali all'interno dell'appartamento di Stallone. Il gruppo è citato nel 10° episodio della prima stagione della serie televisiva Jay, dal protagonista Jay Tribbiani, interpretato da Matt LeBlanc. In un episodio di The Simpsons, il Dr. Hibbert investe il gatto di Lisa perché durante la guida era distratto dal suo Art Magic, che raffigura proprio Cool and Gang. Una porzione di Ladies Night invece è stata eseguita dalla cantante Anastasia in alcune date del suo Resurrection Tour per introdurre la canzone Defeated, cantata in compagnia delle sue coriste. Questo per citare praticamente alla base dei successi della Cool and Gang e delle ispirazioni praticamente successive alla carriera praticamente finita nel 2007 dal gruppo, senza ottenere lo stesso successo dei tempi che furono con l'ingresso di James J.T. Taylor nel 1979. Questa è Open Season. È un po' l'ispirazione
di coraggio praticamente per dimostrare di essere un mago infallibile che apre tutte le porte. Apriti sesamo, se poi vogliamo dire, è la traduzione ad litteram di questa canzone targata Cool and Gang. Ancora un quarto d'ora per recuperare sul problema tecnico che ha praticamente determinato la messa in onda di questa trasmissione con 20 minuti di ritardo. Get down with the baby. Era Open Season. Loro sono i protagonisti targati Cool and the Gang with James J.T. Taylor. Continuano le chicche del funky. Il funky in stile bump, targato Mr. Jimmy Bohorn, con sonorità disco per questa Easy Team. Seguono per completare l'edizione di questa stagione, praticamente possiamo dire che Jimmy Bohorn è nato all'anagrafe come Jimmy Horatio Horn Jr. il 28 settembre 49 a West Palm Beach in Florida negli States, musicista americano, cantante e artista. Era figlio unico ed entrambi i suoi genitori erano insegnanti. Ha avuto un certo successo nel 70 con la registrazione di danze orientali e canzoni con tracce di novità per etichette come Allston e Records, Insulation Records. Con il debutto Dance Across the Floor, il suo solitario Rhythm Blues ottenne già un buon piazzamento all'interno delle top 10 del 78, e allora la produzione era di Harry Wayne Casey, quello che poi praticamente è il fondatore praticamente della Casey and the Sunshine Band. La canzone è apparsa anche nel film gangster brasiliano City of Good. È stato campione di colonne sonore per La Libertà ed ha avuto anche una nomination nel 93 da parte del DJ Cash Money and Marvelous nella riproposizione della canzone del 1988 The Mighty Hard Rocker. Ma il successo migliore di tutti i tempi, dopo Spank, ne consacra
qualcosa di stratosferico con questo singolo dal titolo Easy Team. Altro singolo di successo, You Got Me Hot del 79. Il brano che stiamo ascoltando, Easy Team, risale al 1980 e praticamente ha avuto la sua consacrazione come brano preferito all'epoca in tutte le radio americane. Non c'era giorno che 16 delle 24 ore di programmazione delle radio emittenti americane programmasse Easy Team. Membro a scomparsa della Casey and the Sunshine Band, con cui ha avuto delle ottime collaborazioni, Mr. Jimmy Bohorn ha preferito continuare sul filone più disco di questo ritmo disco dance, chiaramente con sonorità anche funky e varianti bam. Easy Team. Era Jimmy Bohorn con la sua Easy Team. Continuiamo con lo stile inconfondibile di Narada Michael Walden. Il suo zampino prende piede anche con una grandissima collaborazione con questa Miss all'epoca, Stacy Lighty Soul. Questa è Jump Into My Life. Tracy Lattisau, nota soprattutto per la sua Jump to the Beat, è nata a Washington il 25 novembre 66, ex cantante statunitense, dedita ai generi soul, rhythm and blues, gospel, dance e disco music, in attività dalla fine degli anni 70 alla fine degli anni 80. Nella sua decennale quanto precoce carriera ha inciso in totale 10 album, più una raccolta che uscì nel 1998, il primo dei quali è Young and in Love, pubblicato ad appena 12 anni nel 1979. Tra le sue canzoni più rappresentative figurano Let Me Be Your Angel, Love on Two-Way Street, Perfect Combination e Miracles. Ma i suoi eccezionali singoli non possono essere solamente quelli appena citati. E infatti When You Are Young and in Love del 1979, Let Me Be Your Angel del 1980, Dynamite del 1980, Jump to the Beat sempre del 1980, Love on Two-Way Street dell'81 insieme a Feel Me Tonight e Spotlight. Nel 1982 arrivano Attack of the Name Game, Don't Throw It All Away, poi nel 1983 la volta di Miracles e Million Dollar Baby,
Hey the Lonely Boy. Nell'84 Perfect Combination con Johnny Gill. Baby It's You, Block Party. Nel 1985 I'm Not the Some Girl. Nel Hit to the Wall, e del 1986 Jump Into My Life, che stiamo ascoltando, è dell'87. Poi nell'88 esce Every Drop of Your Love insieme a Let Me Take You Down e Call Me. Nel 1989 What You Need insieme a Where Do We Go From Here. Questi singoli. Poi nel 1979 esce l'album Young and in Love. Nell'80 Let Me Be Your Angel. Nel 1981 With You. Nell'82 Sneaking Out. Nell'83 16. Nell'84 Perfect Combination. Nell'85 I'm Not the Some Girl. Nell'86 Take Me All the Way. Nell'88 Personal Attention. Poi nell'89 What You Need. E nel 98 The Very Best of Stacy Letiso. E Jump Into My Life. Jump Into My Life, la rivelazione di Stacy Letiso, che si ripropone in questa magnifica Jump to the Beat, con cui chiudiamo l'edizione di oggi e in cui si sente molto di più lo zampino di Narada Michael Walden. Jump to the beat. Concessione di Gold Art, laboratorio di arte, ora favore fisseria e gioielleria, in via Cherso 188 a Roma, di Alessandro Procopio. Questa è Last Order Full Blast, tutto vintage, 70 and 80, music and news with Foxy DJ by Stop Radio 1.2. L'acronimo di STAP, si torna al passato. Da qui le novità vintage 70 and 80 di Foxy DJ. Communicate with me, the dust will disappear.
Miss Tracy Lettis Award, dopo Jump Into My Life, il brano che l'ha consacrata al successo, si intitola Jump to the Beat. Siamo ritornati al passato per inventare la comunicazione del futuro. Radio Stapp, l'esperienza di ieri nei multimediali di oggi. Radio Stapp, l'unica. Per la pubblicità su Radio Stapp, chiama il numero 340 7559 392. Ehi, non ci lasciare. Let's start the party. Parlando di storia dello Studio 54 e della disco music, delle sue tendenze, delle sue derivazioni, lo Studio 54 si avvale anche della riproposizione di compilation che portano il nome della versione italiana, oggi Rolling Stones di Milano, dello Studio 54, nato alle sue origini come Studio 54 al numero 254 della 54esima strada di Manhattan in territorio di New York negli States, dove il nome di Studio 54 appunto 54. Arriva la sigla, il ringraziamento per averci, con la vostra pazienza, seguito per tutta questa stagione. Arriva il momento della pausa, arriva il momento delle ferie, arriva il momento di seguire attraverso le ripubblicazioni di questa trasmissione sul sito di stappradio.it o di spreaker.com, ma anche sui canali alternativi, dai social Facebook, Twitter e quanto altro, ai canali di YouTube come RDA Radio, RDA Radio Canale 8 di Isabella Sunrise Lorenzetti, per l'edizione di Last Order Full Blast, tutto vintage 70 and 80 music and news with Foxy DJ. Il ringraziamento ed il saluto particolare a tutti coloro che ci ascoltano non solo da tutte le parti d'Italia, Lazio, provincia di Roma, chiaramente anche dal nord Italia, Liguria piuttosto che Piemonte e Friuli Venezia Giulia, poi scendendo anche in Toscana piuttosto che abbiamo detto anche l'Umbria e il Lazio, la Campania, la Sicilia, la Calabria, la Puglia praticamente, e anche le altre località che non abbiamo menzionato, di cui non sappiamo se ci sono, ma che ben vengano, qualora fosse così, anche ascolti per quanto riguarda Sardegna, Basilicata piuttosto che Lombardia, piuttosto che il Triveneto. Bene,
giunto il momento di salutarci, di darvi appuntamento a partire dalla fine di agosto, ma qualora ci fossero comunque delle precisazioni da fare, avete comunque il canale di Facebook che chiaramente vi informerà sulla prossima edizione di Let's Roll the Full Blast a tutto vintage 70 and 80 Music and News with Faxi DJ. Dopodiché noi passeremo tra poco la linea a Minuto 91 speciale Crotone, ultimissime calcio mercato e ampliamento stadio comunale Ezio Scila. L'appuntamento dunque per la prossima stagione di stapradio.it e ospreaker.com con la nuova programmazione, quindi vi raccomando seguiteci sempre, vi raccomando sfruttate lo spazio in chat del sito di stapradio.it messo a vostra disposizione, gli sms ai numeri 347-19-44039 e 333-2209-967 per poterci anche dare suggerimenti che aiutano nella crescita, nella misurazione degli indici d'ascolto sia da parte vostra che da parte nostra di stapradio.it e della sua programmazione. Questa è l'estate del Full Blast, vi è stata concessa da Gold Art, laboratorio di arte orafa, oreficeria e gioielleria in via Cherso 188 a Roma di Alessandro Procopio. Bye bye from Faxi DJ. Dimenticavo che ci sono anche comunità italiane che ci ascoltano dall'estero, quindi comunità italiane sia estero europeo che anche ex europeo come la Gran Bretagna, dove ci sono numerose comunità italiane cui piace la nostra trasmissione, e chiaramente anche oltreoceano dall'America Latina. Quindi appuntamento alla prossima stagione con Let's Roll the Full Blast, tutto vintage 70 and 80, Music and News with Faxi DJ. Bye bye! Cause all I'm here to do is just a wiggle your behind, sing it on and on.